Dimostro ora il teorema delle tangenti, che dice l'enunciato è: se da un punto esterno conduciamo due tangenti alla circonferenza, i segmenti di tangente sono congruenti, quindi tracciamo perpendicolare nel punto di tangenza. Segmenti di tangenza sono congruenti e la congiungente del punto esterno con il centro è bisettrice sia dell'angolo esterno che si forma in P, sia dell'angolo al centro che si forma in O. Inoltre è asse del segmento AB. Quindi mettiamo l'ipotesi PB perpendicolare ad OB, PA perpendicolare ad OA, tesi, quindi dobbiamo dimostrare che PB è congruente a PA, che è bisettrice, quindi BPO congruente a OPA, BOP congruente a POA, inoltre che asse, quindi se congiungo lo scrivo PO asse di AB. Allora, consideriamo i due triangoli OPA e OPB, che hanno OA congruente ad OB perché sono raggi, l'angolo retto OP congruente ad OBP e OP in comune. Quindi questi due triangoli sono congruenti per il quarto criterio dei triangoli rettangoli, vale a dire hanno l'ipotenusa e un cateto ordinatamente congruenti. In particolare ottengo che BP è congruente ad AP, che l'angolo BPO è congruente ad OPA, e l'angolo BOP è congruente a POA. A questo punto, che cosa posso dire? Ho dimostrato le prime tre tesi. Devo dimostrare che PO è l'asse di AB. Allora, se considero il fatto che abbiamo dimostrato che P è equidistante da B e da A, che O è equidistante sempre da B e da A, e quindi se sono due punti che sono equidistanti tutti e due dagli estremi del segmento, appartengono all'asse di quel segmento e per due punti distinti sappiamo che passa una ed una sola retta, quindi OP è l'asse di AB, come volevasi dimostrare. Grazie.